We are the fire. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con un giapponese a caso. Ciao. Tra l'altro me l'avete chiesto in molti, si è fatto Instagram, quindi chi vuole seguirlo può andare qui. Abbiamo deciso di fare questo video per rispondere a Nick Radogna, che ha fatto questo video sul Giappone. Tranquilli, non sarà un dissing, ma daremo solamente delle informazioni in più, perché come ha detto lui nel suo video, ha detto che voleva saperne di più. E quindi io ho detto: conosco un giapponese, perché non chiedere a lui se queste curiosità sul Giappone sono vere o finte? Per rendere la vita più facile a voi, che magari molti di voi capiscono inglese, parleremo in inglese quando gli chiederò qualcosa e non in giapponese come al solito, così potrete capire quello che dice. E per quelli che non capiscono l'inglese, tranquilli, vi metto i sottotitoli, dovete attivarli qui sotto. Pronti? Ok. Via! A proposito di creme, in Giappone usano le lumache. I never seen it, but yeah, there is one shop. Sì? That use snail. Katatsumuri. In giapponese snail si dice katatsumuri. But it's actually from Korea. It's super strange. I don't think my friends like it. Però spesso si vedono dei pacchetti con delle maschere per la pelle fatte con le lumache. Passiamo con la numero 2. Dove trovi un bagno pubblico con un tablet sull'urinatoio? Like the screen, right? Yes. Sometimes. È inutile. Nemmeno il tempo di vedere una mia stories su Instagram, che hai già finito e te ne devi andare. It's like a commercial for, okay, for 10 seconds or yeah, 20 seconds, so pretty useful, no? Yeah, I think it's better than nothing. Yeah. Uno mette l'euro e ci prende la banana. Le ho viste. With banana in Shibuya, there is one near the station, I know. Yeah, I sometimes see if the vending machine for banana. Yes. Apple, yes. Però la mela in realtà io l'ho vista anche in Italia, le mele della Melinda tagliate a pezzi, sono sicuro. Quindi non è una cosa che esiste solo in Giappone, però ci sono dei distributori dedicati solo alle banane. Qui abbiamo uno strumento che ti misura le calorie dei cibi che mangi. Io questa in realtà non l'ho mai vista, però cercando su internet there is. Yes. And it costs 460,000. 4.600.000 yen, quindi fate il conto, più o meno 40.000 euro. Do you have one in your home? No. Già caotto mottara dopo di Cairo, no? I don't know, but maybe Expo? Ok. Neanche sono ah, EO とか producer company とかはもしかしたら持ってるかもしれない。Ah, ok. Però vi voglio dire una piccola curiosità, in molti menu in Giappone di varie catene e potrete trovare le calorie scritte per ogni pietanza che ordinate. Questa bambina e tante altre bambine giapponesi mettono sui loro capelli gli scarafaggi. Questo ragazzo io l'avevo vista, non so se la ragazza nell'immagine è Shokotan o chi è, però c'è una celebrità in Giappone l'ha fatto, sono sicuro. The YouTuber was asking if those semi are alive. No, they're not. YouTube. Praticamente quando cresce questo semi, questo insetto, lascia la pelle, fa un po' come i serpenti, quindi questa è la pelle morta, quindi non sono vivi. It's not common. Non è una cosa che si fa, like, ma anche one celebrity sì, did it for fun, yeah, like Lady Gaga did. Yes. Mid-dress. Ah, sapete, that's a good comparison, that's very good. Yeah, so it's like kind of like something very weird and unusual. And Nick was saying she was a little girl. I think the girl in the picture is actually Shokotan. E c'ha in realtà adesso 33 anni perché è nata nel 1985, quindi non è proprio una bambina. Però non sono sicuro che sia lei. Come anguria è possibile che è quadrata? I know it's famous in the yes, world. Molto famosa. But sì, I never seen it in Japan. Mm-hmm. Maybe you can buy it online. Yes. There's a store for that kind of watermelon. Yes, yes. But not common. Not common for Japanese people. Non è un tipo di anguria, è proprio come la fanno crescere, come diceva Nick. E oltre alla classica piscina d'acqua, abbiamo anche quella di vino, di ramen e di tè verde. I think it exists. Yes. But it's not real wine. Sì. Like, non it è... smells like wine, sì, 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 looks sì, like wine. Ma non è veramente vino. Mm-hmm. このさっきの箱根のえは全く関係ない。あのラーメンの見た目だけラーメン。I ragazzi, nelle immagini che abbiamo visto, quella proprio a forma di ramen nello specifico non c'entrava assolutamente nulla con il ramen, aveva soltanto la forma del ramen. But sometimes you can find miyokuzai. Ok, queste cose da mettere nella vasca da bagno che magari hanno il sapore di cioccolato piuttosto che ramen anche. We don't use it, ah, but like
for fun, sì, like present gift. Ok, però non è che si usano veramente, magari si fanno come regalo così per ridere o... On YouTube I saw it many times, yeah. Qualche YouTuber magari lo fa, yeah. In Giappone abbiamo un salame che non è di carne ma di uova. I actually didn't know that. Sì, è vero, non lo sapevamo. Real egg. Ah, sì. But yeah, praticamente se voi comprate delle insalate dal combini c'è sempre un pezzettino di uovo, e quell'uovo in realtà è fatto a salsiccia, ma non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto indagando queste curiosità. I think it's smart. Yeah, it's smart and it tastes the same, to be honest. L'acqua dietetica. Ragazzi, l'acqua per dimagrire. I never seen it. Yes. And but researched. Yes, online, and we found it. Sì. But it was from China. Yeah. But the maker is Japanese, right? Sapporo te kaiteru. I'm not sure. Abbiamo trovato la stessa immagine che ha messo Nick, però su un sito cinese che era solo in Animarket, Omitena. Yeah. Era tipo un'immagine di un mercato, però sapete, in Cina il copyright è un pochino alternativo, quindi magari hanno usato il nome di una marca giapponese e l'hanno messo sull'etichetta, quindi non sappiamo se è realmente vera, però era venduta nel 2004, Nissan Yone, in Cina. Article. Yeah. Almeno l'articolo era del 2004, io non l'ho mai vista personalmente in Giappone, non so se viene venduta o se è mai stata venduta in Cina dopo quell'anno. But they do have tea for burned fat. Easily. Yeah, it helps you. It says that it's supposed to help you lose burned fat. I think it's true because yeah. I've been out for a long time. And they need a license to sell that kind of product in the market. Yes. Nick, se vuoi provare la bottiglia di tè dietetico, te la mando. Noodles, insomma, al gusto Pringles. There are so many stuff like that. Yes. Like collaboration. Yes. Candente. Sì, praticamente vuol dire che è a tempo limitato, un'edizione limitata, yeah. E questa in particolare c'era nel 2018, quindi non credo che non penso che la vendano, magari in futuro rifaranno la collaborazione, però al momento non c'è. E abbiamo la gara di... ha un nome? Non lo so. Ragazzi, questa io non l'ho mai vista. I never seen it. It looks like it was from a very old TV show, yeah, to be honest. Yeah, yeah. Ha creato un piano per fare un altro parcheggio, dato che aveva due automobili. Yes, there is a parking. Yes. Like this. Yes. Because there's not many places to park in Japan. Yes. So it's smart. Yeah, I think it's smart. You say you saw it one in America too? Yeah, I saw it. Ma l'altra è sicuramente falsa. Non credo che sia legale in nessuna parte del mondo usarla. Ha tutti gli oggetti da vendere addosso al suo corpo. Mi ha ricordato un po' il tipo Vukumpra di Resident Evil 4. I don't think this guy is selling something. Yes. Because it's illegal. Sì, vendere così per strada in Giappone non esistono i Vukumpra, io non l'ho mai visti. Magari se andate a Harajuku spesso ci sono degli stranieri che vi chiedono di andare nel loro negozio a comprare qualcosa, ma non possono vendervi nulla sulla strada, credo. Mm-hmm. Avete bisogno di un permesso speciale per vendere cose sulla strada. And I think you need your own stand. Avete bisogno della vostra bancarella per vendere, no? Own stand and yeah. Own land. Yes. È una scala mobile per 1, 2, 3, 4 gradini. Non l'ho mai vista io, però so che esiste. In Kawasaki. E c'è a Kawasaki. Abbiamo questa gruccia che permette ai vestiti che mettete sopra di essere rinfrescati, stirati, privati delle loro puzze. Do you have that in Japan? I don't have it, but I have seen it. Japanese people wear suit. Yes. Very often. That's all when they go to school, if they need to wear uniform, yeah. They must have it clean. It's pretty useful. It costs 20,000 yen. Sì, praticamente l'uno costa sui 20,000 yen, quindi capite, 180 euro sono un po' costosini. But I think they are useful, yeah. You know, you only use it for suits. Yeah. It works. Yeah. L'altra invece, la camicia, non l'ho mai vista. Do you find this video interesting? I think, yeah. This is the first result if you search Japan on Google right now, on YouTube, Italian YouTube, okay. Se cerchi Giappone. Okay. Personalmente penso che questo video sia stato fatto in modo molto carino. Mi piacciono molto questo tipo di contenuti che comunque dicono delle cose, delle curiosità. Comunque sono curiosità, quindi non sono le cose che vedete magari nel vostro primo viaggio in Giappone. Però sono contento di aver dato la mia, così avete l'opinione di un giapponese e siamo andati a cercare tutte queste informazioni. It's much better than the video we reviewed last time, right? Yeah.
Ragazzi, se volete vedere invece io che chiedo al giapponese che cosa pensa di un video della famiglia Surigata, lo faremo in inglese sul mio canale di musica, che pensavo di iniziare a mettere ogni tanto dei piccoli vlog. Quindi se non mi conoscete sul mio canale principale, andatelo a cercare qui. Sarà in inglese, però vi metterò sempre per voi sottotitoli in italiano. It was fun. Sì? Yeah, I didn't know about the egg. Quella più interessante è stata anche per me quella dell'uovo, perché non lo sapevo. Yeah. E vabbè, comunque, grazie mille per essere stati con noi. Seguiteci su Instagram e lasciate un bel mi piace. Ciao ciao! Ciao.